sì, dove è stato il canton Ticino. Incontro molto utile, era già fissato da tempo, abbiamo colto l'occasione per discutere, scambiarci le opinioni su quello che è successo e sulle iniziative da prendere per garantire rapporti di buon vicinato tra Lombardia e Canton Ticino e i cantoni svizzeri, partendo dal presupposto che non è detto che Roma e Berna abbiano gli stessi interessi nostri, anzi. Quindi vogliamo sviluppare un'iniziativa comune per quanto ci riguarda a tutela dei frontalieri e dei comuni di confine che ricevono i ristorni e il Canton Ticino deve dare soddisfazione alle richieste che vengono dai cittadini ticinesi. Sembrano in contrasto le une con le altre, il compito nostro è quello di trovare una soluzione che sia utile e soddisfacente per noi e per loro. Non è facile, però. Poi ci sono alcune variabili, chi sarà il nuovo ministro dell'economia che tratterà con Berna il negoziato, il rinnovo del negoziato dell'accordo sui frontalieri, chi sarà il prossimo commissario a Bruxelles da novembre che tratterà con Berna, ma sono variabili che non dipendono da noi. Quindi. In attesa della lista dei ministri, cosa ne pensa della roadmap presentata ieri da Renzi? Ha detto si parte dalla riforma, lavoro, pubblica amministrazione, fisica. Sì, per ora sono chiacchiere, poi vediamo. Ha detto entro fine febbraio l'approvazione della legge elettorale. E mi pare un po' complicato questo perché siamo quasi oltre la metà di febbraio, ora che il governo nasce, la fiducia, eccetera, eccetera. Io ho comunicato, ho detto a Matteo Salvini che incontra Renzi oggi pomeriggio quali sono le priorità per noi, per la Lombardia. In particolare sono preoccupato su due temi, Expo e infrastrutture, e gli ho chiesto di garantire che su Expo abbia la stessa presenza e lo stesso sostegno che ha avuto Enrico Letta, e sulle infrastrutture che ci sia un ministro che conosce i nostri problemi e che ci dia quell'aiuto che Lupi ci ha dato, perché se arriva un ministro nuovo che impiega 6 mesi a capire dove è finito, il rischio è che pedemontane non solo poi siano costretti a rallentare o addirittura i cantieri a chiudere. Queste sono le due preoccupazioni. E poi, vabbè, le risorse, ovviamente. Io penso che se Salvini chiederà a Renzi la garanzia che rimangano qui le tasse pagate, potremmo anche votare a favore del governo. E ovviamente non succederà, però.